Senatore D'Alfonso, oggi si vede, insomma, un punto di arrivo nella vicenda dei soldi del Masterplan, che qualcuno aveva definito il libro dei sogni, quindi così non è. Ma io ho portato all'Abruzzo nei miei 1500 giorni 2,8 miliardi di euro tra le risorse del Masterplan, quelle per l'agricoltura, quelle per l'edilizia sanitaria e quelle anche riferite alla vita sociale degli abruzzesi. 2,8 miliardi di euro. Solo di Masterplan sono 1 miliardo e mezzo di euro. La proceduralizzazione, la contrattualistica, spetta agli enti locali, agli enti strumentali. La Regione è un ente che per Costituzione fa programmazione e assegna le risorse. Purtroppo in Abruzzo un po' la paura delle denunce, un po' un certo disimparamento degli enti locali, anche a causa delle denunce della lotta politica locale, si è impiegato qualche mese in più. Io ero sindaco di Pescara e la regione non mi dava le risorse perché non le sapeva procurare. Sono diventato presidente di regione, ho portato risorse importanti a tutti gli enti locali e ho visto una certa indeterminatezza. Ringrazio i sindaci di questi piccoli comuni che hanno saputo appaltare con coraggio e determinazione. Noi dobbiamo anche ricostruire una classe amministrativa negli enti locali per fare in modo che le risorse in breve tempo vengano sottoposte a gara d'appalto e poi generino cantieri. Nel suo intervento ha fatto riferimento anche a un'altra vicenda di cui si parla da tanto tempo, cioè il ritorno all'ANAS dell'ex statale 86, ovvero dell'Istonia. Quali sono i fattori che devono combinarsi perché ciò avvenga? Intanto che la provincia faccia questa scelta di campo, in provincia di Chieti solo questa strada, poi che la regione supporti, poi che ANAS faccia l'istruttoria riconoscendo che il codice consente prendersi in carico questa strada e poi al MIT. Io lavorerò per accompagnare questa procedura perché ha tutte le caratteristiche l'Istonia per passare. Dopo 513 km di strade che io ho fatto passare ad ANAS lavorandoci nei giorni della mia presidenza di regione, adesso comincio a lavorare per il secondo turno, per il secondo gruppo di strade. Per quanto mi riguarda sono la Istonia, in provincia di Chieti, la strada che porta a Scanno è una strada di minore significato, ma comunque di complessità, che riguarda il Teramano.